Io a questo punto mi muoverò insieme al microfono e gli interventi saranno calibrati con tempi non superiori ai 5 minuti. Allora, prego chi vuole la parola di alzare la mano. Question time, 2 minuti. No, parla solo in 3, 15 minuti, 50 e Ma sì, però infatti ho detto la premessa. 2 minuti, va bene per tutti? 2 minuti? Va bene, d'accordo. Allora, alzate la mano e io vi porto il microfono, così guadagniamo tempo, forse. Chi vuole intervenire come primo spuntito a questo dibattito sulla ipotesi prevalente avanzata dal cantiere di questo sistema uninominale maggioritario? Sentiamo Paolo. Allora, io vi prego di presentarvi così dite la vostra qualifica, chi siete e facciamo questo intervento che io calibro. Mi vuoi presentare tu? No. Mi presento da solo, Paolo Cadalfamo, tesoriere dell'Associazione del Cantiere. Io ho proprio un brevissimo spunto per quanto riguarda soprattutto poi l'intervento di Giachetti, senza togliere nulla agli altri interventi e anche all'intervento di Pierpaolo Segneri. L'instaurazione del contraddittorio è un principio che riguarda la mia professione, per cui i processi possono essere celebrati quando le parti sono costituite, per cui il contraddittorio è pieno e le parti hanno tutte le facoltà di poter esercitare le proprie facoltà. Noi stiamo cercando un sistema elettorale che possa permettere a tutte le parti in campo di poter esercitare tutte le proprie facoltà. Il problema era governabilità o rappresentanza. Questo i nostri autorevoli interlocutori che abbiamo invitato oggi hanno sollevato il problema, hanno sviscerato il quesito e ad oggi ancora non c'è una soluzione prevalente, magari da quanto ho compreso io, meglio la governabilità se la rappresentatività pone i problemi della vecchia, della prima Repubblica o anche dell'attuale legge elettorale. Il problema è la rappresentatività è stata castrata dall'ultima legge elettorale, visto che è stata anche dichiarata incostituzionale. Le segreterie dei partito hanno creato i candidati. Io credo che questo nuovo metodo di Renzi rimane sempre un metodo, visto che noi del cantiere ci teniamo molto al metodo. Un metodo ancora antico, visto che è stato deciso sempre nelle segreterie di partito. Ai nostri ospiti, quelli rimasti chiaramente, la risposta a questo quesito che io lancio. È giusto questo metodo per giungere a una nuova legge elettorale o magari trovarne alcuni altri, anche un po' più democratici, tra virgolette? Bravissimo Paolo, siamo rimasti anche nei tempi, poi quindi abbiamo già segnato anche questa, domanda che tu hai lanciato. Allora, chi vuole intervenire? Sono Carlo Prinzhofer, sono fiancheggiatore soprattutto del cantiere. Fiancheggiatore veloce. No. Quando si parla di metodo, ognuno ha tante cose da dire. Da dove si parte? Per esempio, parlando di democrazia, bisogna porsi una domanda. La democrazia che cos'è? Un fatto o è un'aspirazione? E allora, se uno parte da questo, per esempio, io non ritengo che la democrazia sia un fatto. Il sistema di oggi non è un sistema democratico, ovviamente, è un sistema oligarchico. Quello è un fatto. Quindi raggiungere attraverso un percorso, anche questo del dibattito, del contraddittorio, il risultato affinché si realizzi un'aspirazione, un desiderio, è poi una questione di metodo, cioè come ci arriviamo. Bene tutte le risposte, tutte le, come dire,
le analisi che sono state fatte, però c'è qualche domanda in più forse che andrebbe fatta. Cioè, oggi la domanda è: siamo liberi di esprimere davvero quello che vogliamo? E nella misura in cui la risposta fosse positiva, dove porta questa libertà se poi non si concretizza in una aspirazione che è appunto quella democratica? Questo è quello che io mi chiederei, e mi chiederei pure oggi, cioè, ma la parola responsabilità è demandata a chi? Da quello che assistiamo rispetto alla nostra vita quotidiana, ho già detto altre volte, il singolo oggi è schiacciato da una serie di obblighi e di doveri e non ha praticamente nessun diritto. Pensiamo solo a come noi utilizziamo buona parte del nostro tempo libero, a rincorrere, insomma, la storia recente, tutta una serie di inadempienze o di disorganizzazioni che portano il singolo a rincorrere quello che viene chiamato un dovere, che invece dovrebbe essere un dovere di chi ha responsabilità. E se si prova a chiedere a qualcuno: ma la tua responsabilità dov'è? Chi risponde? Risponde un call center. Quindi oggi, diciamo, per quello che noi possiamo vedere, abbiamo come interlocutore un call center. E quindi ti mandano da un ufficio all'altro, risponde la vocetta, faccia questo numero, digiti questo numero. Adesso, insomma, è un tema che ha poco a che fare con la legge elettorale, me ne rendo conto, però forse ricominciare, tornare alle origini di qualche parola, appunto la democrazia, è che significa, che vuol dire, c'è l'Europa, è una democrazia per esempio o è una oligarchia? Insomma, farsi un po' di queste domande credo servirebbe ad alimentare il dialogo tra persone che probabilmente sono molto brave nel dare risposte, ma a quali domande? Alle loro o a quelle per esempio dei singoli? Perché oggi il problema è questo: il pubblico non si sa che cosa faccia, perché il servizio pubblico che cos'è? Chi lo fa? Come lo fa? Quasi sempre demandato ai privati, che quindi adempiono dietro compenso, immagino, adempiono a questo dovere. In mezzo chi ci sta? In mezzo ci sta il singolo, privato delle sue libertà primarie, quella anche di poter esprimere un reclamo, perché se tu reclami c'è un call center. Una legge elettorale migliore potrà dare qualche risposta soddisfacente a questo bisogno di libertà dei singoli? Non lo so, è una domanda che pongo, me lo auguro. E però, insomma, è chiaro che una legge elettorale così fatta come oggi non funziona. E quindi proviamo a dare una mano come cantiere a una serie di proposte, l'ultima di quali dell'onorevole Martelli, che sul maggioritario, uno nominale, mi sembra sia la proposta migliore. Grazie. Perfetti i nostri cantieristi nei tempi, abbiamo 10 minuti esatti prima di concludere. Allora, possiamo passare ancora una volta il nostro microfono. Mario Lucarelli, grazie. Grazie, grazie. Salve, sono Mario Lucarelli, la mia professione è... io sono un attore. Allora, io oggi mi sono sentito fuori luogo qui. Perché... Questo è il cittadino che ancora... Sì, ma era importante invece in questo caso dirlo. Fondamentale. E il motivo lo so, io te lo spiego. E questo qua, mi sono sentito fuori luogo perché, allora, sono venuto pensando: ma a me cosa piace? Cosa è giusto secondo me? E il sistema alla francese, a me quello piace. Poi ho pensato che qualsiasi sistema sarebbe inutile se poi chi lo applica non è all'altezza. Quando bisogna riformare delle cose, vuol dire che quella forma che abbiamo dato non va più bene, bisogna trovarne un'altra, ma siamo stati noi a farla quella forma. Come si può cambiare una forma che abbiamo fatto noi? Dobbiamo avere un'altra visione, dobbiamo essere spinti da una forte necessità, bisogna farla penetrare questa necessità, e quindi bisogna cambiare il punto di vista per poter dare una nuova forma. Per fare questo occorre sentirla, ma per sentirla bisogna cambiare noi dentro. Ma come si fa a cambiare noi dentro? Bisogna affrontare o incontrare, ognuno sa come, l'avversario, il proprio nemico che non ci permette il cambiamento, ma di rimanere o nel vagone, magari siamo i primi del vagone di questo treno, magari però il vagone è all'ultimo,
Bisogna affrontare il grande nemico, noi stessi. Ma io con questo discorso, dove sto qui? Dove vado io? Giacchetti, si chiamava quel signore di prima, sì, che è il vicepresidente della Camera. Che a me piace molto, sei come persona, che come comunicazione, bravo, ma è di una struttura veramente lontana da quella mia. Cioè, quando ha parlato il professor Marconi, ha detto, ah sì, guarda, bellissimo questa cosa, ma dove andiamo? Cioè, noi, cioè, è veramente utopistico, però bello, no, conviene stare qui, perché è sempre bello sentire queste cose, però, cioè, dobbiamo agire in un altro modo. Ecco, ha deposto le armi. Allora, che cosa bisogna fare, secondo me? Le cose, possiamo fare anche mille leggi, ma se poi dentro noi non cambiamo, non succederà assolutamente nulla. Chekhov diceva, era molto amato dal popolo ed è per questo che è sopravvissuto, ma lo Stato non è che gli piacesse molto Chekhov, però lo teneva perché, sai, piaceva molto al popolo. Chekhov diceva, è inutile che fate la rivoluzione, perché se non avete la cultura necessaria, e se questa cultura non è cultura ma è nozionismo, perché diventa cultura quando l'applicate all'esperienza, se voi non fate tutto questo procedimento, arriverete al totalitarismo. Così fu. Poi è morto a 40 anni di tisi. Vabbè, questo è un altro discorso. Quindi se non c'è una reale necessità di cambiamento dentro e il coraggio di affrontare il grande nemico che siamo noi stessi e i nostri piccoli giardini privati, le nostre piccole sicurezze dove agganciarci, dove facciamo tanta carriera e siamo i primi del vagone, ma questo vagone è l'ultimo del treno, io voglio arrivare alla motrice e godermi un po' di aria. O altrimenti scendere. Allora io qua che cosa ci sto a fare? Mi sono domandato e mi sono vissuto questa grande contraddizione, però ne esco più ricco perché ho imparato molte cose da chi ne sa più di me a livello politico e una riflessione maggiore per la mia anima che sicuramente si evolverà un pochino di più. Sono d'accordo comunque politicamente per quel che riguarda quello che ha detto Martelli. Anch'io sicuramente. 5 minuti alla fine, chi vuole intervenire? Mi pare di non... No, esatto, infatti adesso facciamo l'ultimo giro di battute finali, di riflessione su queste, insomma, proposte avanzate, ci sono anche delle domande, quindi intanto do la parola al nostro Presidente Pierpaolo Segneri e con questo colgo anche l'occasione per ringraziare tutti gli amici che ci hanno seguito, in particolare Radio Radicale, Liberi TV e anche il nostro fotografo ufficiale di oggi, Adriano Palombo. Pierpaolo Segneri. Ovviamente da parte del cantiere ringrazio tutti quanti coloro che sono intervenuti. Il punto di partenza era proprio la forma del dialogo e del contraddittorio attraverso il seminario. Su questo abbiamo puntato come cantiere perché pur avendo come punto di riferimento nel dibattito la riforma della legge elettorale, avevamo dato importanza fin dall'inizio, anche con l'intervento per Luigi Marconi, alla forma del seminario, cioè la possibilità di approfondire la discussione, ma attivando le varie relazioni che ci possono essere come individui e come singoli all'interno della possibilità di pensare insieme, ciascuno con la propria testa, per un obiettivo comune, che anzitutto sarà come cantiere quello di immaginare una nuova forma partito, cioè quella di cominciare a lavorare, a costruire all'interno del cantiere una forma partito altra, cioè un campo altro rispetto al campo unico e trasversale del potere fino a se stesso, del potere partitocratico, cioè restituire, appunto, come diceva Benedetto la Vedova, significato alla politica, ma anche alla parola partito, ma che questo partito appunto sia capace di innovarsi, di innovare e di essere sempre in cammino, sempre nella possibilità di movimento, di riformarsi e di riformare. E come si fa questo? Si fa attraverso il metodo liberale, si fa attraverso questa forza che può essere l'intelligenza collettiva.
Nel merito sono venute fuori le varie possibili alternative e in questo contraddittorio ciascuno può aver elaborato un suo pensiero. Sicuramente con l'intervento di Claudio Martelli è venuto fuori in maniera preponderante la necessità di mettere sul tavolo del dibattito politico riguardante la riforma elettorale la necessità dell'uninominale maggioritario come elemento possibile di discussione, che non va eliminato completamente dal discorso. Anche Benedetto della Vedova ha espresso la sua preferenza per l'uninominale rispetto alla proposta plurinominale che ormai sui mass media è data vincente, però dai sondaggi in Italia fin dal referendum del 93 l'80-90% degli italiani si è espressa in maniera diversa, quindi se ci fosse veramente una libertà di comunicazione, una libertà di espressione, se ci fosse veramente la possibilità di essere conosciuti e che le idee possano essere conosciute perché camminano sulle gambe degli uomini, ma anche gli uomini camminano sulle gambe delle idee, se queste idee non arrivano perché c'è un blocco, una cappa di piombo di un potere oligarchico che la impedisce, qualsiasi riforma sarà semplicemente una controriforma e qualsiasi possibilità di puntare verso il nuovo possibile, cioè la politica intesa come l'arte del nuovo possibile, di concepire il nuovo possibile, sarà impedita e non ci sarà appunto un processo virtuoso, ma si rischia di andare verso il baratro, ma sono cose che l'Italia ha già visto, che la nostra Repubblica ha già vissuto, e ripetere gli errori del passato penso che sia la cosa peggiore, come ha detto anche Fabio Verna. Io vorrei evitare di fare gli stessi errori che ho fatto in passato e cerco di evitarli, visto che anche in passato abbiamo conosciuto situazioni simili e abbiamo fatto scelte sbagliate, almeno riconoscere nella volontà del popolo anche la possibilità di mettere sul tavolo della discussione politica una proposta basilare su cui poi possiamo eventualmente verificare i vari modelli. Il sistema uninominale maggioritario con collegi piccoli. In più è venuto fuori anche il discorso sulle primarie. Ecco, questo è l'elemento più semplice, la proposta più semplice che possa essere messa sul tavolo ed è la più comprensibile, perché tra ovviamente accordi di esistenza, scorpori, quote, percentuali, eccetera, tutto questo poi trasforma l'elemento politico, quindi di interesse di tutti i cittadini, di interesse di ciascuno di noi, perché riguarda la democrazia del nostro Paese, quindi riguarda la vita di ciascuno di noi, riguarda le regole, i metodi, i meccanismi che determinano la nostra vita civile e civica. Ecco, se tutti questi elementi complicano attraverso accordi di potere, di partito e partitocratici, una cosa che invece è semplice, cioè la possibilità di ciascuno di noi di poter votare per la persona nella quale riporre la propria fiducia, la persona che si stima. Potrebbe anche essere una persona che non corrisponde al mio partito, che non è candidata con la mia lista che a livello ideale voterei, ma se il mio partito vota una persona che io non ritengo e non stimo, potrei anche poter votare un'altra persona in un altro partito che io ritengo migliore e quindi capace meglio di rappresentare le mie istanze e quelle delle persone, dei concittadini del mio comune o della mia provincia. Ecco, questo, ritornare a questo discorso, la possibilità di ciascuno come persona di poter essere conosciuto con le proprie idee, ma questa libertà oggi in Italia a quanto pare è molto limitata. Il cantiere si propone questo, un progetto per una nuova forma partito che si colleghi con la persona e quindi con il metodo liberale, l'individuo, ma anche con l'azione socialista, direbbe Carlo Rosselli, e quindi con la riforma radicale, direi io. Grazie. Grazie infinite, se non ci sono altri interventi direi che possiamo chiudere qui questo nostro primo seminario, ricordo seminario permanente, quindi ci saranno altri momenti di incontro. Grazie anche all'Alef Hotel Boscolo che ci ha ospitati, grazie.